Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Inclinatuno su LBX Little Battlers Experience. Continuiamo le missioni del maestro Otaku, dobbiamo incontrare altri suoi tre discepoli. Ne abbiamo incontrati due, quindi ne rimangono solo tre, che sono a quanto pare al concerto che si tiene alla torre. E probabilmente saranno le AKB48. Sono una vera band formata da 48 ragazze e fanno anche parte del panorama videoludico che circonda comunque sia Level 5. Le abbiamo viste anche su Yo-Kai Watch, anche se lì erano inventate, ma comunque sia. Qui abbiamo, penso abbiamo sempre loro comunque sia. In fondo l'anno in cui è uscito LBX è anche l'anno in cui sono spopolate in Giappone. Comunque se dobbiamo parlare con la guardia, grazie, entra pure, le abbiamo mostrato un biglietto che era appunto un invito che ci ha dato uno dei discepoli del maestro Otaku. E attenzione, abbiamo due suoi discepoli che sono questi qui, Power Ranger rosa e Power Ranger blu. Il mio preferito sarà sempre Power Ranger nero perché è più bello. Li guardavo quando avevo 3-4 anni, poi li ho visti sporadicamente quando capitavo su K2 tanti anni fa. Ora è un po' che non li seguo. Avvoltoio blu e avvoltoio rosa. E tu chi sei? A piccione rosa. Non avvoltoio, vabbè, giustamente. Non posso crederci. Non ho mai visto un giocatore di LBX così tosto e così carino. Oh, mi fai arrossire, tu sciapina. Come ti chiami, tesoro? Ah, intendeva lui. Ma cattiva. Il suo nome è Justin Kaido. Justin Kaido, che bella acconciatura. Sembra di essere arrivato appena in tempo per risolvere la situazione. In effetti l'ultima volta ci ha salvato da uno schianto di un treno, quindi... Silenzio, Rosa! Sto ancora cercando di riprendermi. Tutto il tempo passato a giocare a Simul Factor mi ha stordito. Simul che? Come? Non hai mai sentito parlare di Simul Factor? Ma è il miglior videogioco di tutti i tempi! Lo conoscono tutti a Electronica. Basta, ho preso la decisione. Parteciperò alla prova di Blue, una battaglia LBX. Ehi, non puoi decidere tu la mia prova! E inoltre, se vinco io, dovrete darmi l'indirizzo del parrucchiere di Justin. Come? Come ti pare? Sarebbe solo una perdita di tempo, comunque. Voglio tornare a giocare a Simul Factor. Ammirate il campo di battaglia dipinto di rosa. Il bellissimo cavaliere dell'amore Bird Brain X Rosa. Rapido come il vento, blu come il cielo, potente come una tempesta. Bird Brain X Blu, vai! Io l'unica volta che ho giocato davvero tanto a un videogioco da farmi venire mal di testa è stato probabilmente Ocarina of Time. 9 ore di fila ci ho giocato e veramente dopo quella sessione mal di testa da far paura. Però nulla che una bella dormita non abbia risolto. Attenzione, ho i punti vita molto bassi, devo un attimo personalizzare il mio combattente. Bene, ho un po' più di vita e ho tantissima batteria. Però devo un attimo vedere come aumentarmi ancora di più la vita. Mo perché devo registrare, facciamo una cosa veloce, ma... ci devo veramente mettere un attimino. No, però attraverso il... l'acciaio, e vabbè. Adesso ricarichi la tensione. Perfetto. L'avvoltoio blu è mio. Oppure tu, fa come ti pare, mo non è che ti voglio obbligare, Amy, eh. Accidenti, è fortino. Attenzione assente, ricaricati, bravo. Bene. Contro piccione rosa. Fierce fire. Sì, dove vai però? Voltaio blu. Ma vola? È andato. Vai, dai, anche lei presto andrà a dormire. Ah, presa malissimo la presa. Vai, distrutta. Vabbè, 2 contro 1 proprio, distruggiamo al massimo. Abbiamo vinto facilmente. Piuttosto semplice, devo ammettere, come battaglia. Un attimino che aggiusto qui. Arriva Corvo Rosso, che è l'ultimo discepolo. Blu, Rosa, dovete vergognarvi. Capo! Non riuscirete mai a mantenere la pace Electronica in questo modo.
Finché il male esisterà nel mondo, la mia missione non sarà conclusa. Osservate il potente Corvo Rosso, difensore della giustizia, vi mostrerà come agisce un vero eroe. Eugene. Ehi, devi chiamarmi Corvo Rosso quando indosso il costume. È per mantenere l'atmosfera giusta. D'accordo, Corvo Rosso. Quel tipo, secondo voi, ha tutte le rotelle a posto? Non ne sono sicura. Oh, solo perché è un appassionato di videogiochi anime non vuol dire che sia un rincobronco. È arrivato il momento della prova finale. Van Yamano, dovrai batterti contro di me, capo degli Otaku Rangers, i difensori della pace di elettronica. Me lo sentivo che sarebbe finita così. Blu, Rosa, mi vendicherò io. Preparatevi per il temibile canto di battaglia del mio Super Mega Ultra Bird Brain Ex Rosso! Aspettate! Ma è lui! Duck Sendo! Ti ho trovato finalmente! Duck? Eugene, ti sfido in battaglia! Non accetterò una sconfitta da parte di uno sfidato in maschera come te! Mi dispiace, ma non combatterò contro di te. Il maestro Taku non ti ha autorizzato a studiare le nostre invincibili tecniche di battaglia LBX. Che cosa? E credi davvero che mi interessi? Eh? Che cosa vuoi, Hans? Perché invece non combatti contro di me? Potrei batterti in pochi istanti, ma non vale la pena. Vuoi che distrugga ancora il tuo prezioso LBX? Sarai tu a essere distrutto, il tuo povero piccolo Harlequin non ha scampo questa volta. Come vuoi, facciamo così allora. Se vinco io dovrò unirti alla mia banda ed eseguire tutti i miei ordini. Sfida accettata. Ti farò rimpiangere di aver pronunciato quelle miserabili parole. Devo sfidarlo io con Destroyer? Sì, ha ancora Destroyer lui. E dai... Attacco speciale più 20%, ma... No! Gli ho dato bastone marino, che è pesante, mi sembra uguale, non ho visto bene il peso. O di meno o di più, e comunque sia è più forte della spada e lo gestisco meglio. Ho pochi punti salute, ma penso di cavarmela. In fondo anche Duck Sendo non è che abbia poi chissà quanti punti salute. Sarà meglio che ti ricordi con chi hai a che fare. Non credo proprio. Quando avremo finito a fare tutto ciò che ti dirò. Se ne sei così sicuro, dimostramelo. Stavo arrivando, però qua non salta. Wow! Eccoti qua, sei caduto nella mia trappola, Duck Sendo. Ah, fa male. Wow, non ho strumenti da combattimento? No, mi sa che è impossibile vincere. Cosa? Come? Come l'ha fatto lui ad attivare? Non ce l'aveva prima! Questo è un altro Harlequin! Accidenti! No, è impossibile vincere. Ah, devo vincere per forza invece? Vabbè però, non è giusto così. Ok, è bagnato ora. Non può attaccare. Stop running away from me. Dai, su. Va, fatto bene. Niente, un messaggio di lavoro. A posto, tutto fatto. Oh, certo, saliamo con Destroyer che non userò mai. Però saliamo, no? Cosa? Non sono riuscito a battere neanche Hans. Te l'avevo detto che il tuo patetico LBX non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere. Patetico? Proprio così. Guarda che tu non sei tanto diverso da me. Se sono patetico, tu come ti definiresti, eh? Noi due siamo diversi. E cosa te lo fa pensare? Io mi batto per una causa. Sono un membro dell'OAS e un uomo con dei valori per cui combattere. Di che cosa stai parlando?
Ho deciso di unirmi a Lex per aiutarla a proteggere il mondo dalla rovina. E di certo non mi tirerò indietro. Ma sentitelo, parli come un vero eroe. Forse. O forse no. Ma almeno ho degli amici al mio fianco. Se non hai amici non avrai mai nessuno a coprirti le spalle. Ehi, Duck. Ricordi cosa hai detto prima della battaglia, vero? A quanto pare sarò a dover seguire i miei ordini. Per ora ti chiederò di unirti a noi. Potresti tornarci utile. Che cosa? Hans, sei sicuro che sia una buona idea? Tu sei d'accordo, vero Van? Certo, abbiamo la passione per gli Albiex che ci accomuna, no? Non siamo poi così male, Duck. Sono sicuro che andremo d'accordo. Va bene, starò con voi per un po', finché non comincerò ad annoiarmi, sia chiaro. Bene, tutto sembra essersi risolto. Il potere della giustizia ha avuto la meglio. Indossando la brillante maschera della Virtù Suprema, continuerò a difendere la pace di Electronica. Corvo Rosso dichiara chiusa la questione. La Virtù Suprema? Dici sul serio? Mi sembra che oggi non abbiate ancora difeso nessuno. Lasciamo perdere. Dicevo, avete superato il test. Prendete questi ricambi leggendari come prova. Ma io volevo combattere contro Corvo Rosso. Deve essere forte, no? Testa leggendaria e anche le braccia, no? Braccio leggendario sinistro e braccio leggendario. Ah no, solo uno. Ok. Quindi quella proprio la coppia era un pezzo unico. Ma quella è... una cheerleader? Mi sembrava veramente una Kunoichi. Electronica è davvero un posto singolare. E questo sarebbe l'LBX leggendario? Che delusione. Il maestro Taku si trova in cima a questa torre. Potete prendere l'ascensore per arrivarci. Duck Sendo si è unito al gruppo. Perfetto. Ora può usare l'ascensore della torre di Electronica per arrivare sulla cima. Ma così incontriamo anche il maestro Taku. Beh, sono comunque sia contento che Duck si sia unito a noi. È un giocatore molto abile. Più che altro mi piace il suo LBX. Bene, io direi di incontrare il maestro Taku, anche perché non è che ho fatto poi molto in questo episodio. Con i tagli poi arriverà un quarto d'ora massimo. Cerchiamo di arrivare a 20 minuti almeno. Wow, salvo perché non si sa mai. La cosa che mi dispiace è che non sono riuscito a fare progressi di livello ancora, dato che le battaglie sono state scialbe e anche facili. Beh, diciamo che il gruppo oramai, ragazzi, è diventato bello folto. E così, e questo è il nascondiglio del maestro Taku. Credo che ci sia qualcuno lassù. Pensavo fosse più giovane, devo dargli una voce da vecchio. Avete dimostrato di avere talento. Vi siete battuti come dei veri studiosi del codice Otaku, proprio come me. Si prende il suo tempo, non vogliamo che si rompa un'anca cadendo per le scale. Lei è il maestro Otaku? Certamente, fanciulli. Sono il pirata che avete cercato in lungo e in largo, proprio io. Ah, quindi... è Rufy una volta che ha trovato il One Piece, quindi è diventato Otaku alla fine. Vabbè. Finalmente ci ascolterà? Una promessa è una promessa, a meno che non lo sia. Ma questa lo è. Avete superato le prove e io vi ascolterò. Che cosa hanno a che fare questi ricambi al BX con la nostra prova? Non è forse meraviglioso? Sakura Zero è prima il BX che ho assemblato. Wow. Allora non c'erano tutti i ricambi che avete a disposizione voi ragazzi. Dovevamo costruire noi ogni pezzo. Allora? Negli anni 10? Nel 2010? Ma poi anche fosse, ragazzi, cioè, siamo nel 2050. Lui avrà 60 anni almeno. Quindi 40 anni prima ne aveva 20, diciamo. Quindi sì, ci sta, insomma, che a 20 anni uno giochi con gli LBX, tranquillamente. In effetti sì, 2011 è uscito il gioco, quindi ci sta tutto. Li ha fatti lei, ma è incredibile! Ammirate il design, non è incredibile? Parola mia, a quel tempo era l'LBX più veloce al mondo.
Ho anche migliorato il meccanismo di movimento nell'addome per renderlo più agile. Nell'addome? Ok. A tempo era all'avanguardia. Van, non siamo venuti qui per parlare del suo LBX. Ideona! Quegli splendidi parolecchi devono diventare di ricambi LBX. Comodi, soffici, posso? Preferirei di no. Sta infrangendo il cuore di un povero anziano. Scusate, non vorrei interrompere. Sì. Volete varcare la porta di Giano e rubare il codice di sblocco della capsula di platino. So tutto. Siete qui perché sapete che io sono l'unico in grado di aiutarvi. Lo sono, in teoria. In teoria? Lo sono di certo. Io posso aiutarvi a ottenere il codice di sblocco per il motore perpetuo, perché sono eccezionale. Ma prima che vi aiuti dovrete superare un'ultima prova. Un'altra? Van, voglio capire se sei degno del mio aiuto. Metterò alla prova il tuo spirito otaku. Sei riuscito a battere i miei otaku rangers, ma ora sarò io a testare le tue abilità. Comanda 3 RBX alla volta? Non è solo che riesci a farlo, nonnetto. Sono a conoscenza delle tue abilità, Taxendo. Ma sei in grado di battere 3 avversari da solo? Sta dicendo che vuole sfidare 3 di noi? Forse è uno svantaggio, forse non lo è. O forse lo è a metà. Beh, possiamo iniziare quando volete, sì. 3 contro 1 in realtà. Hai ottenuto Sakura 0, è davvero? Figo. Ho il 7 per Sakura 0. Dovrebbe dirsi Sakura, ma Sakura è più orecchiabile. È tutto pronto? Certo. Però Inazuma e Raimon no, devono rimanere Inazuma e Raimon perché hanno un significato preciso. E siccome io sono un giappo fag, dico Inazuma e Raimon. Siamo 3 contro 3 in teoria? ZX 3. Wow. Perché sono 3. Sarà molto facile. Dai, guarda, 2 alla volta. Dai, faccio uno spiedino. Mamma mia. Ha fatto lui lo spiedino. Oh. No. Oh mio. Mio Deus. Addio. Amici, addio. È stato bello morire a vostro fianco. Attacco speciale avevo. Però non sono stato attento ad usarlo. Non me lo fa neanche usare a dire il vero. Fermi. Su. Troppo tardi, ragazzi. Me ne sono accorto tardi. Niente, non ce la faccio. Sono a terra, non puoi prendermi. Non, niente special attack routine perché non me lo fa. Dice che ce l'ho ma non me lo fa. Ragazzi, non ci sto capendo nulla. Mi loccate qualcun altro, grazie. Difficile, eh? E vabbè, allora. Posso farcela. Annullato, fatto bene. No, cavolo. È lost, per forza. Aspetta. Il gruppo, cambiamo, so io chi mettere. Ecco, Daxendo e Justin, Kaido. E... no, ma non personalizza. No, sono morto io? No. Perfetto, facciamolo. Se lo colpiamo è fatta. Più o meno, ho detto. Non al 100%. Sì. Dai, è andato, vai.
con Justin Kaido. Accidenti. Non me ne ero accorto che stavo per perdendo vita. Not bad at all. You're pretty strong for a kid. But still, you'll never be able to beat me with those moves. L'ho detto! Nello scorso episodio l'ho detto! Si dice per ZX3X, ZX3 perfetto, perché speciale? Comunque sì, è il Megazord, l'ho detto. Non è proprio corretto, eh. E non fa neanche tanti danni alla fine, se vogliamo, eh. Ho capito, devo attaccare da lontano, però non ho pistole con me equipaggiate. Bisogna scappare e attaccare. Scappare quando lui cade. Ecco, carica attacco. Ah, sì, vabbè, ma prendete a me, prendete. E dai. Questa volta me la so cercata. Wow! Aiuto! No, così non mi ci avvicino però io. No! Sì. Certo. Ha finito? Che cavolo è diventato ora? Ragazzi, io non ho attacchi per... Mi devo avvicinare? Devo aspettare che facciano gli altri il lavoro sporco. Bravo. Però cosa risolve questo? Niente, a mani nude. No, mi sono dimenticato di mettere la pistola, vedi? A questo l'avevamo fatto. Pensateci voi, ragazzi. O forse no. O forse no. Sì, stoccata tridente, ma in realtà non c'è. Mi sono ricaricato un po' la vita, ma non so se ce la faccio a sopravvivere. Vai, vai. Bravo, colpo di rottura. Praticamente io non ho fatto nulla. Come, colpo di rottura non ha funzionato? E sono crepato. Questo è surriscaldato. Ma come? No. Ai ai ai. No, devo stare attento. Ah no, ma c'è di nuovo questa qui, c'è?
è quasi fatto, dai. Eccolo là, è andato, finalmente. Ti piace Megazord? Ti piace Megazord? Beccati sto Megazord, beccati. Dannato. E ce l'abbiamo fatta. Mega proiettile ora utilizzabile da Dark Sendo. Che me ne faccio di sta notizia? Deve essere utilizzabile da me. Se no, Dark Sendo chi lo sa mai. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto il maestro Otaku! Impressionante, devo dire. Con quelle mosse riuscite ad attraversare la porta di Giano. Intende dire che dovremmo farlo noi? Beh, per essere precisi, vogliate il sistema insieme a me. Oh, sì, sì. In che senso? Speravo che avreste accettato senza esitare, vista l'urgenza. Ma cercherò di spiegarmi, più o meno. Ciao ragazze, lasciate che vi spieghi. Per violare il sistema di sicurezza della parte di Giana, dobbiamo trasformare i vostri IBX in dati e usarli per accedere alla realtà virtuale della rete dell'infinito. Chi diavolo era quello? Chi era quel tizio? Sai cosa mi ricorda la tua espressione confusa? La maionese quando impazzisce! Ok. Lo chiamo HologeXid. Sfrutta una tecnologia che si usava un tempo per sintetizzatori vocali. Al suo nemico, praticamente. È stato un mezzo di comunicazione per chi non era più in grado di parlare. Io ho solo fatto qualche modifica. In ogni caso dovremmo unire i nostri potenti spiriti otaku per portare a termine questo compito. Otaku sarai tu, non io. Se voi sapeste il vero termine di otaku, non piacerebbe neanche a voi la parola. Abbiamo bisogno di tutta la nostra forza per passare attraverso la porta di Giano. Pensa davvero che ci riusciremo? Oh sì, ne sono certo. Parlate con me quando vi sentite pronti. Io resterò qui ad aspettarvi. Bene Cuccio, allora questo video termina qui, anche se penso comunque sia che il prossimo capitolo inizi una volta che inizieremo a parlare con lui. Finisce questo e inizia il prossimo. Ma non importa, nel caso fosse così lo faremo nel prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!